tutti Toretti e benvenuti in questo terzo episodio della serie qua su Pure Farming Simulator 2018. C'è Pure Farming e basta 2018, scusate, non c'è il simulator. Quest'oggi allora sganciamo questo e andiamo un attimo a vedere il campo. Anzi, prendiamo subito la cisterna d'acqua, perché oggi voglio fare un piccolo acquisto. Allora, uno piccolo sicuramente, ma uno bello grande anche, già che ci siamo. Allora, mi hanno dato il DLC, quello della Germania, quindi ottimo. Andiamo un attimo a vedere lo shop, se ci ha dato qualche altro aggiornamento, se c'è qualche altra mod o soltanto la mappa. Comunque, già che ci siamo, ho pensato, devo riempirla, cavoli, vabbè. Allora, guardiamo un attimo come è messo l'uliveto. Guardate, sta facendo... ma forse sta germogliando, se non mi sbaglio. Come faccio a capire quando è pronto? Non lo so. No, scusate, prima persona com'è che era? Adesso chi si ricorda più. Era così forse. Era così. Ok. Vabbè, è ancora in fase di crescita. Comunque sono passato con il nebulizzatore, praticamente era fertilizzante. Ok, torniamo dietro, ho capito. Vabbè, saliamo così. Perfetto, sul nostro lantini, e andiamo a iniziare a riempire l'acqua. Riempio quel poco che c'è e poi fa niente, tanto non è un problema, perché voglio puntare su questa serie principalmente sui frutteti, queste cose qua, più che sulla trebbiatura dei campi. Sinceramente non so neanche se ci sono dei campi da trebbiare in questa mappa italiana, però vabbè. Allora, lavora. No, non voglio lavorare, scusa, ferma. Giustamente devo comprare il campo prima, vabbè, devo comprarlo col tablet, mi sa, perché non è ancora nostro. Devo andare, però ho visto prima qua centro gestionale. Che cavolo, devo andare per comprare un campo. Prendiamo il pick up, anzi aspettate, valore 52.000, ok. Allora, vediamo un po' qua, enciclopedia, campi, eccoli. Allora, prima di iniziare, allora, i giocatori possono coltivare avena, frumento, disponibili nel DLC. Allora, ok. Campi presenti, aree specifiche, va bene. Sì, ok, saranno gli 3 giorni per poter effettuare una raccolta, ammesso che le condizioni di crescita siano ottimali. Va benissimo. Allora, sapete cosa faccio? Ci vediamo magari il terzo giorno, iniziamo a raccogliere il campo laggiù, perché c'è, non trovo, sinceramente ora non saprei neanche come coltivare. Quindi ci vediamo tra 3 giorni, quando il campo è pronto. Volevo quasi comprare questo, però ditemi voi come fare per comprarli, se lo sapete, oppure vado un po' avanti, cioè proverò a cercare qualche soluzione. No, che cavolo ho fatto, non voglio sganciarla. È così quando avete i comandi diversi, non è così, si accendono i fari, no, non mi ricordo già più i tasti. Accendi luce, ok, le spegniamo. Accendi luce, attiverà, vabbè, lampeggiante lo lasciamo così, non so perché faccio quelle luci posteriormente, vabbè, fa nulla. Comunque andiamo avanti parecchio il tempo e lasciamo qui nuovamente la nostra cisterna, anzi no, la porto già al suo posto. Non vorrei dilungarmi troppo, però in teoria domani oppure dopo dovrebbe essere cresciuto tutto. Vabbè, andiamo a dormire. Passiamo un po' il tempo, se no ora che siamo a casa è veramente morto. Sapete cosa faccio col pick up? Lo porto lì davanti a casa, in modo che, ecco, l'abbiamo demolito. No, comunque in modo che se dovesse, cioè dovessimo andare a dormire, abbiamo già un po' a mezzo in cui noi saliamo e andiamo a dormire. Altra dormita.
183.000 euro avevamo, qui non ci sono i costi gestione dell'azienda, a quanto pare. Comunque ho visto che, vabbè, quei pochi che l'hanno visto, lo scorso video sembra, mi sembra vi sia piaciuto. Vediamo un po' ora come è messo il campo. Mappa. Ok, qua cos'è? È appassito tutto? Che cavolo è successo? Andiamo a vedere. Prendiamo questo. Tanto andiamo a riempire la cisterna, portiamo al suo posto. Ce la riempiamo, poi andiamo a vedere. Penso che manchi ancora un giorno. Quindi aumentiamo un po' il tempo. Perfetto. Carichiamolo. Nel mentre io scendo, perché volevo vedere qua. La serra è molto più semplice da gestire. Quindi magari abbiamo la serra. Ah, acquista per 15.000. Io l'acquisto, dai. Melanzane, pomodori, peperoni, cavoli. Andiamo di cavoli, dai, ce ne stanno di più. Ok, possiamo entrare? No. Ah, sta costruendo, aspettate. Cambia cultura? No, non mi interessa cambiare. Migliora. No, vabbè, per ora va bene così. Non so nemmeno come funziona, però dopo vedremo. Sicuramente dovrò portargli dell'acqua. Ecco che piove. Sganciamolo. No, scusate, non. Sganciamo, andiamo un attimo nel campo. Come sempre, abbassiamo un attimo la velocità di gioco. In teoria sembra che è successo qualcosa. Vediamo un po'. Ovvero non è successo. Ah, livello d'acqua, vabbè. Guardate che bello le piante che si muovono. Che figata, mai vista una cosa del genere. Ecco qui le olive che stanno crescendo. Ok, non vorrei che appassissero. Quindi andiamo il giorno dopo e le raccogliamo oggi quindi. È anche cioè, è divertente capire un po' come funziona il gioco andando avanti così. Sì, non è divertentissimo magari per me che sto facendo, però penso che per voi ci possa stare. Andiamo sul nostro mezzo, forse diminuiamo un pochettino. No, commentiamo ancora. Sta ancora piovendo, ok. Comunque le olive sembra ci siano. Deposito d'acqua 0%, non ho capito. Ok, le risorse deterioreranno, quindi significa venite a raccogliermi. Quindi saliamo a bordo del nostro Landini e andiamo a prenderci il nostro raccogli olive. Passiamo ancora il tempo. Ok, per uno. Sì, comunque in 3 giorni le colture crescono praticamente. E grazie all'acqua che cade non bisogna andare a portare altra d'acqua. Cosa molto interessante comunque. Agganciamolo. Sì, è un po' piccolino, però cioè per gli inizi ci sta. Abbiamo anche abbastanza soldi, comunque fa nulla. Devo capire, ecco, come fare ad acquistare il campo cioè la vigna. Perché ecco, sì, ho visto, questa qui è una vigna, cioè è un campo d'uva. Cosa veramente molto strana perché da me le piante d'uva non sono così, sembrano più meleti questi. Diciamo che i rami corrono sui filari. Ed è molto diverso. Allora, ci piazziamo qua. Allora, no, lascia il veicolo, niente. Voglio attivare. Allora, ripiega. Ok, li passiamo attraverso. Dobbiamo attivarlo, ovviamente. Lavora. Ok, ora funziona. Dovrei stare sì un pochettino più su, poi dopo funziona. Dovrei, giusto. Frutta rimanente 100%, ovviamente già. Non ho ancora raccolto nulla. Aspettate 2 secondi che qua facendo una fatica assurda a partire.
Che il campo in pendenza però c'è proprio così tanto. Allora. Ora sta lavorando in teoria. Ora sta lavorando. Se riuscissi a centrarlo ed entrare nel campo sarebbe una gran cosa. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. No. Facciamo che partiamo da un'altra andana. Tipo questa. No, l'altra, dai. Ok, ragazzi, in qualche maniera ce l'ho fatta partire. Praticamente qua si va. Cioè, il problema iniziale è come entrare in campo. Ok, quanto stiamo andando? 7 km orari, veramente esagerato. Ci bisognerebbe andare tipo a passo d'uomo. Però dai, almeno stiamo andando. Ecco, devo ancora cambiare l'unità di misura, che siamo in libbre. Comunque per il resto devo dire che non va male. Molto simile a una raccogliuva, sinceramente. Però dai, ci sta. Poi il nostro piccolo Landini ci sta parecchio. Mi avete consigliato di utilizzare i cingolati, mi pare che c'è soltanto Landini Tekken, se mi pare si chiami così, e poi ce n'è un altro, soltanto che l'altro è tipo un cingolato russo, e qua in Italia non ce lo vedo molto bene, però si potrebbe provare più avanti. Oh, che siamo troppo. Ok. Era un po' brutto anche il punto di partenza, eravamo messi male. Comunque, ecco, ci mette un po' all'inizio e poi dopo va via tutto liscio tranquillo. Bello il fatto che sulla mappa vi segna dove avete raccolto e dove no, perché altrimenti sarebbe un gran macello. Adesso ricordo queste cocle qua che girano, cioè dovrebbero girare, non so se dovrebbero girare ora oppure lo scaricamento, ma penso ora. Sì! La caminga fa casine. Ria giù. Comunque dovrebbe funzionare tutto. Dopo proviamo un attimo. Vabbè, dato che va anche a 6 km/h, lascio questa velocità a sto punto. Allora, io non lo spengo neanche il macchinario, se no è un bel casino. Comunque proviamo a rifare questo pezzo. C'è troppa pendenza. Infatti, no, sì, la prima l'ha presa, poi ho preso una bella botta. Dovrei farlo tipo al contrario, quindi niente. Facciamo il terzo, questo qua mi pare, perché non si capisce bene neanche dove è l'entrata, è qui tipo, ok. Eh no, dovete prenderlo proprio dritto. Vabbè. Quando si sta così sa tanto di si sta stortando tutto, invece no. Così a caso, dai. Ok, così è dritto. Casualmente è dritto. E come vedete va. Sì, sembra velocissimo, invece fai 4 km all'ora. Ecco qua, voglio proprio vedere che c'è l'erroratore. Ah, ci passa sopra, ok. Perfetto, guardate qua come escono tutte le olive velocemente. Ah, devo dire che come gioco ci sta, cioè ha un bel potenziale. Poi c'è, se guardate anche i mezzi, sono veramente tanta roba. Ne avevo forse già detto qualcosa la scorsa volta. Veramente tanta roba. È che devono svilupparlo, cioè fare qualcosa di meglio. In stile Farming Simulator, magari mettere qualche operaio ci starebbe. Non so se ci sia, forse c'è anche, però non lo so. Comunque ci starebbero, sono piccolezze che rendono il gioco migliore. Ora raddrizziamoci e poi va dove vuole. Perfetto, avete visto.
L'importante è raddrizzare il mezzo, poi dopo lui va dove vuole. Ci dovete stare proprio a filo, voi state proprio in mezzo alle colture. Tra l'altro adesso scendo che faccio una piccola screen. Come si fa a togliere gli altri? Così. Allora, vediamo un po', non si vede il mezzo. Non si vede niente dietro. Così dovrebbe vedersi qualcosa. Ok. Sei in mezzo al campo, quindi c'è anche quel particolare lì che dà un fastidio. Vabbè, così ce l'ho la screen. Aspettiamo 2 secondi che la faccia. Ok, fatto. Intanto volevo un attimo vedere nel magazzino. Negozi di veicoli, cosa ci hanno aggiunto in trattori? Ah, nulla. Ah, tra l'altro ho notato che questo, cioè, costa 0 euro. E tra l'altro anche, aspettate, ho visto un'altra cosa, 0 euro. Meno. Un sacco di zavorra, ok, altro. Mi pare su altro ci sia qualcosa gratuito, no? Trasporti, eccolo qua, trasporti, c'è questo pick up a 0 euro che volendo ce lo potremmo anche comprare e vendiamo questo, ci da fare qualche soldino in più. Comunque no, non è necessario, però ci avevo pensato. Ma ero convinto ci fosse anche la serie straccogliendo. Ero convinto ci fosse anche la serie, quella JCB, serie JCB, quella 9, non mi ricordo più la sigla, comunque quelli che c'erano su Farming, i due del DLC, invece no, non ci sono. Vabbè, ci sta anche questo. Praticamente dovete stare quasi a posto agli ulivi, poi funziona tutto. Ok. È un po' tosta stressare qua, però ecco, l'ho appena detta qua. Devo anche trovare il punto di vendita, quello che è, perché c'è tipo il deposito qua, l'hotel 1, però non so se questo o un altro, quindi è un po' da vedere. Allora vediamo un po' retro. Ok, andiamo. Sì, è proprio preciso, però vabbè, fa niente. Da questo lato è molto comodo il fatto che siano proprio dei blocchi rigidi queste piante, però perché voi contrattori, cioè io sterzo a sinistra e lui non viene a sinistra, però già dall'altro lato è anche scomodo. Cioè, guardate che tagli in mezzo al campo abbiamo fatto. Comunque ci sta come cosa, ci sta parecchio. Tra l'altro questo qua è già pronto, sto registrando di domenica, come ho detto, ho già pronto video di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, questo quindi sarebbe di venerdì. Adesso non so ancora quando uscirà, però più o meno in quei giorni, magari al posto di uno degli altri giorni, però all'incirca, ecco, questa settimana lo vedrete, cioè sì, per forza devo trovare. Magari oggi ne riesco a registrare un altro. In teoria oggi c'è MotoGP e Formula 1, quindi entrambe. Tra l'altro è appena iniziata la Moto 3. Infatti adesso mi fermerò, andrò a guardarla. No, non nel mezzo del video. Tra l'altro il timer si è ancora spento. Cioè spento, l'ho chiuso. Siamo anche a 13 minuti. Andiamo un attimo ancora a vedere nello shop. Cioè, prima scarichiamo. Poi voglio vedere un attimo nello shop quanto c'è un trattore, magari un cingolato da poter utilizzare qua. Ecco, lo sapevo sta cosa, però ho voluto provarlo stesso, quindi nulla. Adesso sterserà? No. C'è la retro così. Andiamo dentro in questo di filare. Tra l'altro queste, vabbè, con le olive no, in nord dell'Italia non ci sono colture di olive, almeno credo.
Comunque penso che una cosa molto simile c'è in Veneto, Trentino, con la raccolta dell'uva. Adesso ci siamo bloccati. Malamente proprio. Forse ce la facciamo risolvere. Ok. Dimmi che sters. No. Non ha sterzo questo mezzo, dovrei cambiarlo. No, però è forse l'unico che possiamo usare con questo macchinario. Perché non si gira più? Ok, fermiamolo. Ok, dovrebbe essersi ripreso. Si è ripreso, dai. Adesso facciamo un giro e passiamo dentro da questa. Qua per forza deve andare. Ok, dai, è andato, forse è l'ultimo filare che facciamo, poi vado a scaricare, vediamo dove scaricare più che altro. Forse c'è, ero dell'idea che si dovesse comprare il rimorchio, però adesso non so, vediamo poi. Non saprei neanche quanto c'è libero e quanto equivale. 25 galloni potrebbe essere come 50 litri. Il deposito è pieno, ecco, una cosa quando è pieno dovete passarle tutte così ed è bruttissimo. Però vabbè, cosa volete farci? Com'è che si fa a richiudere? Distendiamolo e guardiamo un po' dove si va. Allora, ma no, scusate, non mappa, enciclopedia era su. Frutteti. Ok. Possono essere venduti al mercato. Il mercato dov'è che sta? Sta molto lontano. No, forse qua. C'è tipo l'hotel e qua il mercato. Proviamo ad andare qua allora. C'è scritto olive. Magari le vendono, eh. Cioè, magari possiamo scaricarle lì, tipo un deposito, vediamo. Perché sì, è un gioco nuovo, farming ormai ci siamo abituati, però con questi giochi nuovi è difficile capire un po' dove sono le cose. Ecco, anche dispiegate come le imballatrici, quelle piccoline, fanno le bale quadre, che resta così. Devo girare da questa. E poi a destra. Ah, aspettate qua. Allora. No, è impossibile che mi... infatti è impossibile che devo scaricarli. Se vado dentro qua dietro, magari c'è qualcosa, altrimenti compro il rimorchio e scarico direttamente tutto lì. Perché non è il massimo uscire dal campo con questo e andare a scaricare. Cioè, sinceramente. No, qua è proprio tutto così. Vabbè. Vediamo un po' cosa ci dice l'enciclopedia. Questo è il... no, non è il mercato comunque. Luoghi, no, non questi luoghi. Stoccaggio del raccolto. Allora, osservazione frutta e verdura. I depositi di frutta e verdura forniscono migliori condizioni per la conservazione. Li puoi trovare in alcuni punti della mappa. Per mettere frutta e verdura in depositi, basta fermarti al cancello principale. Anche raccoglierli è molto semplice. Fermati al cancello principale, scegli il prodotto che vuoi raccogliere. Ok, allora andiamo sulla mappa. C'è anche questo, ah, c'era questo, però per l'uva, qui ci sarebbe per le olive. Vabbè, aspettate, se dice l'uva, qua olive sarà olio, no, il serbatoio, quello del serbatoio è qua forse, uova, no, questo forse, uva, no, ma questo non è uva, è in generale uva. Infatti in generale, vedete, potevamo fare i simboli, cioè potevamo scrivere uva, l'altro era uva ancora, è diverso. Comunque dovrebbe essere questo qua a sinistra. Intanto andiamo in giro con questo macchinario, cioè questo raccoglio olive che va lentissimo su strada, quindi prossima volta ci compreremo il rimorchio sinceramente, perché bella è tutto, però va troppo lenta. Comunque guardate quante case. Cioè, una cosa che mi ha colpito un sacco di questo gioco è il livello dei modelli. Sono
sono veramente fatti molto bene. Ora qua cosa ci farà fare? Nulla. Lascia il veicolo, no, mi pare che ci sia di qua, tipo il punto di scarico, esatto. Ci passerà? Sì, dai, ci passa. Se ci passa, no, non ci passerà mai. L'importante è che non ci blocchiamo. Dai, forse va? No, devo... Ok, cioè guardate che manovra in retro, soltanto Creed si caccia in questi guai e ne viene fuori così. Dai, 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 dai. Comunque non avrà terreno dinamico questo giochino, ma ci sta. Ci sta, sì. Allora, ecco, in teoria lì dovremmo scaricare, credo, eh. Comunque potremmo farlo più largo il passaggio. Adesso guardate, mi castrerò anche qua. No, qua no, bene. Allora, in teoria scarichiamo e ci salutiamo, perché veramente è un casino assurdo. Tra l'altro ho notato che su strada si puliscono poi meno. No, scherzo. La strada sembra più pulito. Allora, scarica. No, aspettate, ripiega. Allora, qua invece lavora, distendi. Che altre funzioni ci fa fare? Non si può scaricare, quindi. Distendiamo. Allora, qua non ci fa fare nulla. Facciamo lavoro allora. Vabbè, nulla ragazzi. Proverò a cercarmi il punto di stoccaggio. Prossimamente magari vi farò vedere e andrò avanti qua con le colture. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuto questo video un po' strano, cioè strano, perché anche lo scorso era parecchio strano. È da capire ancora un po' il gioco. Si qui tocca un po' giù, però vabbè. Io vi saluto, vi ringrazio, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti e tutte.